Eccoci qui di nuovo di notte, tardissimo, oramai credo che abbiate fatto l'abitudine. Ruga, treddi. Bene, sì, lo so, è un orario un po' indecente per pubblicare un interattivo. D'altro canto c'è qualcuno che magari ancora non sta dormendo e potrebbe risultare, non so, un modo carino per avere compagnia. Reciproca poi in realtà, tanto io non vado mai a dormire subito dopo aver caricato un video, rispondo sempre ai commenti, ma solitamente lo faccio quasi sempre subito, mi fa proprio piacere. E poi, vabbè, domani mattina lo troverete al risveglio. Allora, continuiamo con l'oracolo del Danubio, quello di ieri, e con i tarocchi romantici, sono arcani maggiori. Che dire, andiamo a vedere se questa conoscenza, storia, relazione, amicizia, cioè il punto in cui vi trovate nel rapporto che avete, avrà un'evoluzione di che tipo. Quindi è un interattivo generale e generico, c'è chi magari ancora non ha iniziato il rapporto, c'è chi è sposato da 50 anni, però si chiede se ci sarà un'evoluzione positiva, negativa, di apertura, di chiusura, non lo sappiamo. Campo lungo, ecco, ci allontaniamo, c'è un po' di spazio. E noi questa sera andiamo a vedere. E che dire, che dire, che dire? Ah, un po' di gossip. La signora anziana qui a fianco, che mi ha citofonato l'altro giorno per la gioia di chi mi segue, in maniera alquanto bizzarra, perché con il tentativo di citofonare e capire, stava intrufolandosi in casa mia, che senza mascherina le ho detto signora, si tenga a distanza, mi ha chiesto scusa perché la mattina alle 4:30 lei il rosario lo mette perché non lo sente, mi ha detto mi dispiace, io nell'altra sala metto a 25, però lì non sento, devo mettere a 30. Voi sapete quanto è una televisione a 30 di volume? Ecco, ha confessato, la mette a 30 la mattina alle 4:30. Bene. Iniziamo. Credo che inizierò a fare consulti a voce più alta perché il rosario credo che non vada d'accordo con i tarocchi, almeno per lei, eh. Poi in realtà sono tutte dicerie sciocche. Andiamo a vedere per la prima variante com'è la situazione. Ci sarà questa evoluzione in questo rapporto? Variante number one. Ruga, che ci dici? Ci vuole saggezza, pazienza. Come solo una tartaruga può fare. Allora, situazione numero uno, vediamo un pochino. Proprio a noi questo Cupido, il nostro cacciatore alato, fetente perché vi colpisce lì dove voi siete, magari indaffarati a fare altro, anzi quando voi siete, non lì dove magari siete a fare altro, però quando siete a fare altro, è lì pronta a scoccare la freccia. Quindi probabilmente iniziamo con una variante nella quale la questione vera e propria di mi ama, ecco, non è chiara. Potrebbe essere la variante di chi si sta conoscendo, la variante di chi si guarda a distanza, si guarda un pochino di sfuggita, di chi lavora assieme, di chi ha cominciato ad avere sentore che l'altra persona potrebbe essere interessata. O anche di chi magari ha una storia di sesso, però oh, non si sa se c'è amore dietro. Comunque lì non l'ha scoccata la freccia, sta prendendo la mira, ma se la sta proprio prendendo con calma. Ma va detto anche che tutta questa attenzione forse è volta al voler far centro al primo colpo. Vuol dire che c'è una tensione positiva da parte o di tutte e due o di uno dei due, che lo spinge a voler ottenere subito la vittoria. Cioè, io ti ho visto, io ti ho puntato, io sto per lanciare la freccia. Sicuramente qualcosa cambierà perché quando la freccia arriva, una conseguenza sicuramente è la scatena. Abbondanza, ricchezza. Proprio cosa potete chiedere di più dalla vita se non quella di trovare ovunque ciò che più volete, ciò a cui più ambite, ciò che più potrebbe avere valore. E chi sta seguendo l'interattivo è molto probabile che ritenga che ciò che in questo momento ha valore nella sua vita siano i sentimenti.
proprio ne sprizzate da tutti i pori. Voi avete tanto da dare e anche tanto da ricevere. Fino adesso possiamo dire che questa prima variante sembrerebbe essere la variante di una coppia fortunata, ben assortita, destinata, che ha buone possibilità di far veramente fuoco e fiamme in senso positivo. Non vengono fuori conflitti, non vengono fuori asperità, non vengono fuori neanche energie brutte, semplicemente la tensione dell'attesa di due anime attratte che si stanno chiedendo chi da un lato e chi da un altro, chi è che si muove prima? E chi è che si muove prima? L'amante, amante inteso anche come innamorato, amante come tempo verbale, è colui che sta amando in questo momento, è proprio nell'atto di amare, è amante, oggi, ieri, domani, è un amante. Un amante che veramente mi sta donando il suo cuore. Non c'è solo quindi un'attrazione, come abbiamo detto, fisica. Qui non parliamo solo di coppie che hanno degli incontri così, fini a se stessi. Ci sarà questo piccolo cambiamento. È che è un cambiamento molto lento, però segue delle tappe e delle diciamo, sì, delle tappe ben scandite, ecco, dei passaggi scanditi, precisi, uno dopo l'altro. E il fatto che siano lenti ma precisi fa sì che la catena, che congiunge il punto A con il punto B sia forte, ecco, sia un qualcosa che vi possa tenere legati assieme, dove per legati non intendiamo vincolati in negativo, ma proprio legati, cioè qui c'è collante, c'è sostanza, c'è una buona base di partenza. Però c'è qualcun altro. Allora, qui o voi siete impegnate perché a me mi dà libera l'altra persona, o quantomeno con il cuore molto più leggero del vostro, quindi meno vincoli, meno condizionamenti, o c'è qualche altro individuo, qualche altra individua, scherzo, individuo, donna, che vi aveva preso di mira. Qualcuno che addirittura no, qualcuno che potrebbe aver preso di mira lui. Ecco, qui abbiamo una situazione a tre, ma non parlo di tradimento, non parlo di triangolo. No, qui c'è un uomo probabilmente libero che è interessato a voi, o una donna libera interessata a voi, e dall'altra parte c'è un amico, un conoscente, un'altra persona che vuole lui o lei. Solo che il soggetto di queste quattro carte vuole voi. E quindi state attenti, state attente. Ora vediamo com'è che va ad evolvere questa situazione. Però fatto sta che questo cambiamento c'è, e questo cambiamento è dal dubbio che quest'amore esista alla prova che quest'amore c'è. Vabbè, questa la teniamo visto che si è gettata. Vediamo un po'. Il sacerdote, l'autorità spirituale, quel potere di decidere, ma in realtà più che di decidere, quel potere, il potere più grande del Papa è scomunicare, parliamoci chiaro, e la scomunica del Papa fa molto più paura di un qualsiasi esilio, di un qualsiasi ostracismo del potere umano, perché condanna l'anima all'anima eterna, non condanna il corpo. Quindi il rischio è che una delle due persone coinvolte, in questo caso colui o colei che prova gelosia, perché non credo che siate voi, perché è nell'atteggiamento di buttare fuori un'energia molto forte, ma non una benedizione, perché parliamoci chiaro, anche il Papa ti può benedire e dare l'assoluzione a tutto il mondo contemporaneamente in diretta mondiale, ma può anche appunto scomunicare. E scomunicare ancora poco, può fare anche di peggio. Ora, la persona nascosta dietro l'albero, che osserva e che è gelosa, sicuramente ha un carattere forte ed è molto carismatica e ha capacità di gestire le energie, quindi i suoi pensieri non sicuramente buoni li proietta su di voi. Ora li proietta sulla coppia, ma li proietta su di voi. Quasi nell'atto, proprio con questo bastone, vedete di puntare il bastone a terra, quasi Mosè. Ordinare le acque che si dividano, e sembra quasi Mosè davanti al mare che sta ordinando alla coppia che qualcosa accada per dividerla, che la coppia stessa si divida. Quindi
Quindi tenete presente questo, magari questa è l'informazione che vi deve arrivare, che qui c'è un amore in potenza che ha delle ottime possibilità di sviluppo e parte su solide basi e vi può rendere felici. C'è un'altra persona che non vuole quest'unione, un Don Rodrigo del cavolo, che lì, nella posa di Mosè, sta ordinando agli eventi di dividervi. Non ha fatto ricorso a qualcuno, è la sua forza di volontà che effettivamente ha un peso. E infatti la carta della luna, solitamente è la carta delle contrapposizioni. Al di là di questi tarocchi sono bellissimi, è la carta in cui ci sono, compaiono sempre due cani, qui abbiamo la volpe, la furbizia e la fedeltà, tra l'altro, due cani contrapposti che abbaiano l'uno contro l'altro e che ululano alla luna, spaventati, confusi da quel qualcosa che è solo un riflesso. A parte che la luna spesso è associata ai riti magici, comunque a certe ritualità particolari, legamenti, non legamenti, ma non stiamo parlando di quello. Però sicuramente qui non è che c'è un pensiero proprio positivo, non è la luce del sole, è più una cosa intesa come sotterfugio, capito? Un qualcosa fatto al buio, fatta di nascosto. E un qualcosa fatto con furbizia, un qualcosa che si contrappone alla fedeltà e all'amore incondizionato, perché dicevamo nella carta della luna solitamente abbiamo due cani che abbaiano l'uno all'altro, qui abbiamo due concetti, la furbizia e l'astuzia contro l'amore e la fedeltà. Però l'amore e la fedeltà, se guardate, è a testa alta e l'astuzia deve abbassare la testa, la furbizia se ne va con la coda tra le gambe. Quindi sappiate che questa notte di luna è comunque una notte positiva. Siete protetti dall'alto, siete protetti dall'alto. E la cosa positiva è che qui avete veramente una persona che ha un'energia molto forte, ma non può nulla. E se la pia, s'accoccia, come dicono a Roma. Ed eccovi a voi l'imperatore. Forte, libero, capriccioso quando vuole, ma decide lui del suo destino. Il nostro delfino di Francia. Ma a parte gli scherzi. Sapete una cosa? Ora, calcolate che io parlo al femminile e vi dico che sta arrivando un uomo. Per alcuni è una donna. Ora, chiunque voi siate, che sia un uomo o una donna, è la persona che deve arrivare che svolge il ruolo di imperatore. Ed è una persona che karmicamente, come suo percorso di incarnazione, è potente, molto più potente di quest'altra. Sebbene abbiamo detto il potere spirituale, in questo mondo sembri avere più peso del potere temporale. Però è vero pure che in questo mondo giochiamo con le regole di questo mondo. E quindi è vero che il potere spirituale va a dialogare con l'anima, ma è vero che qui l'anima è ospite. Questo è un mondo di materia, con le sue leggi. E lui qui è un sovrano con maggiore autorità. Perché questa coppia funzionerà? Siete fortunate, fortunati, perché la persona che vi sta cercando e che è innamorata di voi non può essere toccata. E poiché l'amore che vi proietta è sincero, protegge anche voi. Caspita, bellissima variante. Sono contenta, sono sempre onorata quando vengono fuori varianti veramente interessanti e mi capita in sorte di essere io a proporvele, condividerle con voi. Va, vediamo un po'. Che ci dice Treddy? Allora, caro Treddy, che storia abbiamo? Che evoluzione avrà? Vediamo un pochino. Vediamo se ritorna Cupido che da ieri non ci molla un attimo. Pla. Ta-ta-ta-ta. No, torna il bersagliere di ieri, il bersagliere. Il nostro soldato, questa persona che ci sta voltando le spalle. Allora, questa persona ci volta le spalle perché non ci vuole più vedere, ha preso una decisione o perché non può far vedere agli altri che ci vuol guardare. È una persona tutta ad un pezzo, è una persona che deve render conto a un superiore o è una persona che deve dare l'esempio e deve essere superiore a cosa? A tutto, alla tentazione. Io porto un abito, porto una divisa, devo rispondere di quello che faccio, di quello che sono. Non me lo posso permettere. Questi sono i pensieri di questa persona. Io devo essere impeccabile e senza peccato, inattaccabile, così non mi devo difendere. Come mai però tutto ciò? Pensierosissimo. Qui volenti.
Uno lenti, 24, lo semplifichi, è tanto sempre questo, è ci siamo innamorati quando non volevamo, quando non ci credevamo. E guardate la cosa bella, la stessa identica persona. Qui siamo con le pantofole o con le scarpette da casa, qui abbiamo gli stivaloni, ma ci siamo neanche cambiati giacca e pantaloni. Abbiamo tolto il cappello, sì, ci siamo chiusi dentro casa e tanto ci stiamo annoiando, tutti in un pezzo, belli così, retti e corretti, poi in realtà appoggiati, stravaccati sulla poltrona non si sa che fare. E davanti a noi, ci può essere anche il ritratto di nostra moglie, ma noi con il pensiero siamo da tutt'altra parte. Siamo sempre sul cellulare a guardare le storie, a guardare le foto, non scriviamo, non contattiamo, né rispondiamo perché noi non ci facciamo sentire, non abbiamo mica necessità. Eppure siamo là a languire, a piangerci addosso. Tolti gli abiti della maschera che dobbiamo indossare, del ruolo che dobbiamo recitare, alla fine siamo niente. Siamo dei mendicanti, siamo dei vedovi perché quello che abbiamo dentro casa non è amore, è compagnia, è presenza, ma non è amore. Allora, sappiate che questa persona non vuole farvi capire che è totalmente presa. Non ve lo può far capire, non ve lo vuole far capire, non vi può promettere niente, non vi vuol promettere niente. Perché se gli togliete questa autorità, la distruggete. E lui, questa autorità, non è che la deve dimostrare a voi, facendo finta che voi in realtà non gli interessiate. La vuole dimostrare a sé, perché lui è il primo a non credere minimamente in quello che predica, in quello che dice, e neanche nel modo in cui razzola. Si sta condannando alla sofferenza, continua a stare in una condizione che non gli appartiene, non è felice, però che deve fare? Lui si appoggia alle sue convinzioni, prima o poi queste convinzioni lo faranno cadere, e infatti ci sarà una chiusura. Due possibilità: o il rischio di perdere tutte le occasioni che potrebbero condurlo ad un cambiamento radicale di esistenza, una morte, una rinascita, o semplicemente arrivare a fine percorso senza essersi concessi l'occasione, l'opportunità e quindi comunque morire tristi. Perché è vero che potremo anche liberarci prima di ciò che abbiamo intorno, e da qui la vedovanza, in senso molto figurato, ma alla fine facciamo, stavo dicendo Romano, famo la stessa fine, facciamo la stessa fine. E ci siamo, diciamo, privati dell'incognita, della felicità. Ci sarà un'evoluzione in questa situazione? Vediamo un po' se c'è un'evoluzione di che tipo. Tipetto, che tipetta. Innamorato perso non ve lo può far capire. Qui però c'è anche una morale tutta sua, cioè questo indossa una marsina altro che stretta, una marsina bella serrata. E per chi ama le citazioni andasse a leggere Pirandello, marsina stretta. Giudizio finale. Beh, perdere tempo, non concedersi la possibilità di sperimentare ciò che in fondo la nostra anima ci sta suggerendo, non vuol dire altro che arrivare al giorno del giudizio. Quindi quando saremo chiamati in causa a render conto delle scelte fatte e non fatte, come al giorno dell'interrogazione impreparati. Cioè quella mattina non è che potremo giustificarci quando andremo lì e non avremo più tempo. La carta del giudizio universale, che cos'è? È la carta in cui all'improvviso l'angelo dall'alto arriva, squillo di tromba, non inizia giochi senza frontiere, ma si resuscita. Cioè chi è vivo e quindi va col suo bel corpicino. Chi è morto recupera un corpicino e va anche lui. Va davanti all'angelo e l'angelo gli dice: i giochi sono finiti, ragazze, poi fa più niente. E chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Mo se va. Chi a destra, chi a sinistra. Peccati, non peccati. Siete tutti interrogati. E fa anche rima, molto carina questa cosa. Interrogazione a sorpresa. Oggi vi interrogo io, anzi, vi interroga Dio. Il problema è che praticamente, se qui c'è il desiderio di vivere un sentimento qualcosa, al giorno del giudizio i giochi sono chiusi. Il rischio è proprio questo, di arrivare a fine giochi e non essersi concessi di vivere. Questa è la carta del vedovo, questa è anche la carta della morte. Arrivare a un certo punto e capire di non avere mai vissuto. Ed è un peccato. Ci sarà questa evoluzione? Io direi proprio che no. Purtroppo qua si resta radicati, buffa questa imperatrice, sembra, con tutto il rispetto della mia nonnina, sembra mia nonnina con una grande parrucca vestita in maniera un po' poco alla moda.
Però all'espressione contrariata di quando non gradivo il Ferrero Rocher insieme al bitter e poi al caffè, non era proprio un grande abbinamento. Però le piaceva offrirmi questa cosa. Nonnina. Detto ciò, qui abbiamo qualcuno che rimane radicato e ci invecchia in questa situazione. E tra l'altro, fino all'ultimo momento indosserà la maschera dell'autorità. Io ho scelto il mio destino, non è che mi è stato imposto, io non ho subito la vita. Io sono morto felice e contento, era quello che volevo. Io proprio sono mummia, una cariatide, sono una pietra, non mi si muove nessuno. Se quello di prima era Mosè, questo qua va a fare lo stesso Mosè con le tavole delle leggi. E sono io che ho detto legge. Belle queste citazioni. Per cui mi rimproverate certe volte dicendo che dico le cose complicate, ma io scherzo. Tanto voglio dire un po' di film, un po' di letteratura, tutto fa brodo, nel senso buono. Comunque, questa persona rimarrà ferma, immobile, granitica, arida come questa pietra. Non scenderà dalle sue altezze, non scenderà dal suo piedistallo, starà là ad aspettare la voce di Dio che un giorno gli dirà: figlio mio, ti ho dato 10 leggi, quella più importante, che era l'amore, non l'hai vissuta. Sei rimasto nell'ambito della teoria, della testa, non sei mai sceso con i piedi a terra e non hai mai messo a rischio il tuo cuore. Certo, non te lo sei ferito, ma non lo hai neanche sentito battere. Non lo hai neanche sentito battere, cioè andare forte. Ecco, non mi viene la parola giusta, perdonatemi. E allora, non hai mai provato un batticuore, quello volevo dire. Ce l'abbiamo fatta. Non so. Due varianti molto interessanti, carine e non scontate. Queste carte sono molto belle. Io mi scuso per il cabaret che vi ho offerto, però offre la casa, ci mancherebbe. Per il resto vi saluto, il video ha validità dal momento in cui lo visionate e vi mando un bacio.